The New Stories. La tua informazione libera. È morto a 46 anni Benji Gregory, famoso per aver interpretato Brian Tanner nella serie degli anni 80 Alpha. La notizia è stata confermata dalla sorella Rebecca Pfaffinger, che ha dichiarato che la causa ufficiale del decesso non è ancora stata determinata. Nel post pubblicato da Rebecca Herzberg Pfaffinger su Facebook, si legge: «È con il cuore pesante che la mia famiglia ha subito una perdita troppo prematura. Ben era un figlio, fratello e zio eccezionale. Era divertente averlo intorno e ci faceva ridere spesso. Frugando tra le sue cose, mi ritrovo a ridere dei suoi piccoli video o dei suoi appunti, mentre piango». Il messaggio continua annunciando che Benji Gregory e il suo cane d'assistenza Hans sono stati trovati morti nella sua auto il 13 giugno, nel parcheggio di una banca in Arizona, probabilmente a causa di un colpo di calore. Benji Gregory, il cui nome completo è Benjamin Gregory Herzberg, nacque a Encino, in California, il 26 maggio 1978. Studiò cinema all'Academy of Art College e il suo ruolo più importante fu quello di Brian Tanner, il figlio più piccolo della famiglia Tanner nella serie Alpha. Gregory apparve come guest star in vari programmi TV durante gli anni 80 e i primi anni 90, tra cui The A-Team, TJ Hooker, Fantasy Island e Ai confini della realtà. Dopo aver messo da parte la carriera da attore, si allontanò da Hollywood ed entrò nella Marina degli Stati Uniti nel 2003, specializzandosi in meteorologia e oceanografia. Nel 2005 ricevette un congedo medico onorevole dalla Marina e sposò Sarah Gregory poco dopo la fine del servizio militare nel 2006. In un'intervista a People del 2000, parlò della sua esperienza nella serie ALF. Gli unici momenti in cui sembrava di lavorare erano quando le luci erano accese e faceva molto caldo. La cancellazione di ALF fu per lui un sollievo, poiché non aveva più intenzione di recitare, chiarendo però di non essersi mai pentito di nulla. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.